What's up, YouTube? Sono Giuseppe Conte, questo è Makers at Work e oggi costruirò uno scaffale per le vernici. Are you listening? Damn. Ehi, Makers, oggi un nuovo progetto, lo scaffale per le vernici. Da quando ho avuto il regalo, quella famosissima fornitura di ferramenta, non avevo più dove mettere colle, vernici, bombolette spray. Quindi è nata l'esigenza. Ho preso le solite doghe di abete da 15 cm piallate e inizio a tagliare tutte le parti che mi serviranno. Ma in primis volevo ricordarti che nell'uso di attrezzi e soprattutto quelli elettrici di fare tantissima attenzione. E ora incastri in action. Levigo. Ora pratico dei fori, così dopo le viti andranno tutte al loro posto. Incollo e metto due viti per ogni lato. Dopo aver fissato le prime assi, continuo con lo stesso sistema nell'altro lato.
trasmetto altre 3 doghe che mi serviranno da supporto per le bombolette spray. Ora per fissare lo scaffale al muro uso il cosiddetto tacchetto francese, che non è altro un pezzo di legno tagliato a 45 gradi, di cui una parte andrà montato allo scaffale e un'altra al muro, così si potrà incastrare tutto perfettamente e con semplicità. Avevo sempre pensato come riempire quella parete. Oggi è fatta. Un piccolo scaffale dove ho messo collanti, vernici, impregnanti e le bombolette spray. Mi serviva proprio. Ed è venuto proprio bello, ma con dirondirondello. Da una settimana ho aperto la pagina Facebook che sta andando proprio bene. Non so che dirvi, ogni giorno mi lasciate sempre più senza parole e con i vostri commenti mi lasciate sempre più a bocca aperta. Grazie! E anche questa volta che ve lo dico a fare, già lo sapete. Cliccate mi piace, commenta e soprattutto iscrivetevi. Grazie per la visione.